Ciao a tutti, come va? Beh, io, siccome sono qui, vuol dire che va bene, anzi va sempre meglio, quindi voglio condividere con voi, insomma, io, bah, magari non lo guarderà mai nessuno questo video, però insomma ci tengo a condividere quello che a me fa star bene. Come sapete, altre pillole, diciamo, di quello che può aiutare, sempre, visto che non si è mai finito, insomma, in questo mondo. Alcuni possono pensare sì, perché ho introdotto, diciamo, delle cose a caso così, ho cominciato ad alzarmi presto, meditare, avere delle abitudini costanti ogni giorno. Beh, principalmente, cioè, non l'ho fatto a caso, mi sono informato, ho letto, guardato video e diciamo che alla fine ho preso ho fatto un po' la sintesi, diciamo, del discorso. Un po' tutti, le persone che seguo, ma questo l'ho fatto esclusivamente per essere più produttivo, perché anche se sono minimalista, diciamo, però non disdico né i soldi né tantomeno il reddito, cioè l'obiettivo è quello di crescere, ok? Perché sono molto ambizioso e mi metto sempre degli obiettivi avanti, a medio, a lungo termine e quotidianamente faccio quello che devo fare, cerco almeno di essere il più costante possibile. Innanzitutto mi sono reso conto che più leggo, più sono ignorante, perché è pazzesco. Cioè, meno cose leggi, meno cose fai, meno ti informi, più pensi di sapere le cose per sentito dire, quindi ti fai la tua idea, che è fondamentale, avere una propria opinione. Però più leggo e ogni giorno leggo sempre di più. Non sono uno di quelli che dice ho letto questo, ho letto quest'altro, anche perché posso leggere velocissimo, però se quello che mi resta alla fine è poco, che senso ha? Quindi non ha senso. Io piuttosto preferisco godermela la lettura, anche perché principalmente studio, perché le letture sono anche abbastanza complicate, quelle che decido di affrontare. Quindi io vado lento, dove arrivo arrivo, me la godo, insomma, ecco. Però diciamo che tutte le persone che seguo, quello che ho letto e quello che ho visto, è che sono tutte un po' d'accordo sul fatto che per essere più produttivi bisogna avere degli orari precisi. Quindi ecco da lì il calcolo di alzarmi presto alla mattina, sempre alla stessa ora e di andare a letto, non dico sempre alla stessa ora, però vi dico che se vi alzate presto alla mattina, poi alla sera crollate dal sonno e non vedete l'ora di andare a letto. E un'altra cosa bellissima, infatti, è che dormo come un bambino. Cioè, io veramente vi consiglierei di provare solo perché dormo come un bambino ed è fantastico, vi dico solo quello. Anche perché il nostro orologio biologico, una volta che tu lo regolarizzi, va da solo, cioè è una cosa in meno da pensare, da fare, non lo stress, il fisico. E questa cosa qua, insomma, è una cosa che veramente mi sento di consigliare. Poi ho cominciato a meditare anche perché migliora la concentrazione e ogni volta io almeno rivedo il focus dei miei obiettivi. E ho appena cominciato a meditare, sono un principiante in assoluto, però quello che mi stimola è proprio questo, perché dico, mi sono appena messo e ho già ottenuto risultati che non pensavo, perché riesco ad essere più rilassato, più tranquillo. C'è il cane della vicina che abbaia ogni cane che passa, comincia a abbaiare. Ma prima, cioè, veramente mi dava sui nervi in una maniera allucinante. Adesso semplicemente lo accetto, cioè, non mi dà fastidio. Ovvio che se non ci fosse sarebbe meglio, però è solo per fare un esempio, insomma. Poi, sì, ho voglia di approfondire anche questo argomento perché ce ne sono decine di modi di meditare, di corsi, e quindi quando possiamo uscire sicuramente li proverò. Non dico tutti, ci sono dei corsi che non mi ispirano, però li proverò. Comunque, se prima la mia idea di vacanza era discoteca, bere, fumare, pa, 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 adesso cioè io non vedo l'ora di prendermi una bella vacanza quando si potrà. E
di essere in pace, in un bel ambiente tranquillo, in mezzo alla natura e sentire proprio l'energia che mi penetra. Cioè, se guardassi, se un anno fa ci fosse stato qualcuno che mi avesse fatto vedere questo video, l'avrei deriso fino alla morte, perché non avrei mai pensato di raggiungere una pace dei sensi così profonda, diciamo. Io ne approfitto anche parlando di discoteche per dire un'altra cosa che vedo anche i miei colleghi, senza nulla togliere, insomma, senza nessun problema. Adesso è fondamentale capire quello che introduciamo nella nostra mente, perché senza accorgercene, ecco, per esempio, 1 o 2 ore al giorno va benissimo ascoltare la musica, è piacevole, fa bene, ok? Però avere ogni secondo, ogni giorno, tutto il giorno, un ronzio, un casino che ti massacra il cervello. A voi sembra di distrarvi e vi piace anche, però vi dico che a lungo andare è controproducente perché non riuscite a essere concentrati veramente su quello che dovete fare. Quindi, insomma, anche lì io direi questa cosa qua. Altra cosa, secondo me, fondamentale è stare attenti a quello che diciamo a noi stessi, perché quante volte ci è capitato una situazione dove diciamo no, guarda, perché ho fatto quella cosa, sono stupido, sono scemo, per non dire altro. Ecco, lì per lì sembra una cavolata, cioè, non ci diamo peso, è una cosa normale, ma invece no, perché il nostro subconscio non sa che stiamo scherzando, comunque lo diciamo giusto per dire, ci crede e ci fa star male. Quindi anche questa cosa qua, secondo me, bisogna stare sicuramente attenti. Ecco, io per quanto poco, non riuscirò mai a spiegare la parola, sento che c'è una connessione profondamente corpo e che se uno in qualche modo riesce a controllarla, ha vinto. Perché anche le persone di successo, per quel poco che mi sono potuto informare, hanno questo pieno controllo, cioè sono autodisciplinate, hanno un atteggiamento vincente, ok? Perché è quello che cambia tutto. Se ci pensate, noi esistiamo, ci siamo, la nostra situazione è quella che è, però è la nostra mente che può cambiare la nostra vita. Non c'è altro, non c'è nessuno che ti dice devi fare questo, devi fare quello per avere successo. Ci sia qualcuno che te lo può consigliare, ma sei tu che devi elaborare tutto quello che ti circonda per capire quello che è nelle tue corde, fare quello che ti piace e progredire sempre di più. Comunque, a me fondamentalmente la meditazione mi dà un senso di accettazione di quello che c'è intorno e non sto a rimuginare tutto quello, o meglio, cerco di non rimuginare tutto quello che non è in mio potere. Piuttosto mi concentro sulle energie e investo tutte le mie energie nel cambiare quello che voglio e che è in mio potere cambiare soprattutto, perché è fondamentale questo. Poi, vabbè, diciamo che no, non mi soffermo neanche sull'attività fisica o il mangiare bene. Primo perché nella mia vita sono scontate. Secondo perché non leggerete, non troverete mai nessuno che vi dice che mangiare cibo spazzatura o stare immobili in qualche modo porta a un giovamento. Poi partire, darsi degli obiettivi, cioè non vuol dire io parto, ok, mi sono gasatissimo, quindi devo diventare multimilionario, no? Cioè, per carità, uno può anche avercelo come obiettivo, però ma forse rimane deluso, insomma. Quello che consiglio io e che vedo che sta funzionando è passare a piccoli step, quindi non puoi passare da 0 a 100 all'istante, devi andare da 0 a 10, ok, costante, quando sei arrivato a 10, da 10 a 20, 20, 30 e così via. In questo modo è tutto migliore, cioè ti dai degli obiettivi raggiungibili, se li raggiungi ok, se no comunque lavori per farcelo, però è molto più sostenibile, diciamo. Però l'importante è non darsi dei limiti. Cioè, ok, sarà difficile che se sei povero in canna, magari diventi multimilionario, però non devi comunque darti dei limiti. Cioè,
perché già il nostro ambiente ci condiziona, cioè siamo in un ambiente in continua evoluzione, cioè le nostre affetti cambiano, la nostra situazione lavorativa, il nostro ambiente in generale, e già quello è un limite, diciamo, no? Basta, manca solo che ti metti dei limiti anche tu, cioè, va a posto, cioè, no, no, non farlo, insomma, anche perché, per carità, anche lì, non bisogna lamentarti, cioè, sei contento della tua vita, sei contento del tuo reddito, benissimo, però, se c'è qualsiasi cosa che non ti va bene, non lamentarti. Prova a indovinare chi è l'unica persona che può cambiare la tua situazione? Bene, dai, per oggi anche questa piccola condivisione finisce qui. Ci vediamo in un prossimo video, magari cercherò anche di cambiare un po' il format. Però dai, statemi bene, bocca al lupo per tutto. Ciao!